grazie di avermi invitato, mi fa davvero tanto piacere essere qui con voi e mi sento a casa qui. Per le cose che ha detto Giacomo, ma perché diciamo, mi ricorda molto anche le vertenze per quelle che ho fatto nella mia vita sindacale da operaio, le vertenze nelle fabbriche, con i tendoni organizzati, con le cucine. Erano vertenze lunghe e qui si scopre, anche gente che ha lavorato insieme scopre di avere una parte nascosta, una solidarietà diciamo, davvero sconosciuta, che invece dentro i presidi e nei momenti di resistenza viene fuori e crea davvero un gruppo e davvero una socialità diversa. Ma io intanto direi a Marcegaglia che ha detto che non ha voluto commentare la solidarietà della FIOM e il fatto che la FIOM voglia partecipare a questa lotta, a questo presidio, perché la sente sua fino in fondo e che quindi con quella gente bollata come incivili e quindi qua propone quasi una deportazione di massa, no? Sostituiamo gli abitanti della valle con abitanti più affidabili, e qui è una sorta di clausola come quella che Marchionne vuole negli stabilimenti. L'operaio modello è l'operaio che non parla, non mangia, non protesta mai e che sopravvive con un salario al di sotto della sussistenza. Così gli abitanti devono essere costruiti sul modello di coloro che non si preoccupano di quello che vivono, di quello che mangiano, di quello che bevono, di quello che respirano e delle prospettive di vita loro e dei loro figli. Perché questa è l'idea di fondo che ha la Marcegaglia, lo dice, con quella gente. Pensa che ci debba essere un modello che è basato sul profitto ad ogni costo, che fa carta straccia di tutto, dei diritti, della Costituzione per quello che riguarda Fiat, che fa carta straccia anche della biologia umana, perché vuole piegare anche la biologia e costringe gli uomini e le donne a lavorare al di sopra anche di quel limite fisico che gli impedisce di andare oltre. Non è un caso che tutti si rompono in Fiat. Questa è la logica della Marcegaglia, che ovviamente facendo quell'attacco, quelle dichiarazioni allucinanti, chiede lavoro per le lobby che rappresenta, ovviamente. Oggi raccontavo a un compagno, Andrea, che ho fatto un incontro con una delle aziende più grandi del settore delle installazioni telefoniche, che fa anche cablaggi, che ha lavorato moltissimo per l'alta velocità in Italia, che nel resoconto del bilancio e delle prospettive del 2012 lamentava il fatto che, essendo quasi finita l'alta velocità in Italia, dice, il che è positivo, però per noi è negativo, cioè quindi dovremmo continuare a inventarci, a scavare ovunque. Quei lavori dell'alta velocità hanno una grandissima marginalità per loro. È stata una manna dal cielo quella di scavare ovunque. Io abito a Bologna da tanti anni, ho vissuto anche la mobilitazione contro la devastazione che è stata fatta per ridurre di 15 o 20 minuti il viaggio da Bologna a Firenze, poi sostanzialmente è stato questo. Quindi c'è una sorta di continuità per un sindacato come la FIOM. Sentirsi vicino e parte integrante della vostra lotta con quello che può fare. Io penso che può fare quello che ha fatto, ma fare anche di più. Per esempio, penso che uno sciopero dei metalmeccanici, penso dovrebbe farlo tutta la CGIL quantomeno. Dovrebbe farlo tutto il sindacato, però voi capite che in questa fase parlare del sindacato è troppo generico, perché mette insieme chi è abituato a dire sempre sì e a svendere tutto pur di autorappresentarsi, con chi invece pensa che il sindacato debba ancora mantenere e tutelare i diritti.